dire, ad effetto il lavoro che abbiamo svolto in questo articolato percorso costituito da conferenze e da laboratori. Anch'io non posso non ricordare e ringraziare lo sforzo titanico, costante, la caparbietà con cui il Presidente dell'Istituto, professoressa Stefania Parise, e il Direttore del Seminario, professoressa Maria Molè, ogni anno ci consentono di ritrovarci qui comodamente seduti avvantaggiati di tutti gli sforzi organizzativi che occorrono per permetterci di trovarci qui ad ascoltarci e a discutere. Allora, velocemente, Giuseppe Ferraro, ordinario di filosofia della morale o filosofia morale all'Università di Napoli Federico II. Lo dico soprattutto a vantaggio del gruppo dei ragazzi. La filosofia morale è una cosa bellissima, una cosa calda, nonostante il nome forse. Questa è la mia battuta, perché la scorsa volta con i ragazzi ci interrogavamo sul termine filosofico e su come l'ultima generazione avverta in questo lemma qualcosa di usurato, qualcosa di non troppo vicino alla rifondazione dei segni a cui ogni generazione evidentemente apporta il proprio contributo. È una cosa bella perché quella filosofia che più si avvicina o che propriamente incarna e che legittima il senso del nostro fare filosofia con questo seminario e con i nostri laboratori, cioè la filosofia come pratica dell'indagine, come pratica dell'incontro, come pratica del dialogo, che lo stesso titolo del seminario richiama. Quindi è una filosofia che si occupa tutto completamente di temi che ineriscono all'umanità. Così appuntavo in treno, si occupa dell'agire, si occupa della responsabilità, si occupa della scelta, del giudizio, della felicità, dell'affettività, si occupa della coscienza, si occupa dell'anima. E quindi questo a noi piace particolarmente. Il professor Ferraro, oltre ad essere un ordinario di filosofia, come dicevamo, all'università, è anche qualcuno che la filosofia poi l'ha portata come pratica in ambienti estranei all'Accademia, e principalmente le carceri e le scuole. In questo ovviamente grossa importanza ha avuto la sua tematizzazione dell'incontro come coralità dialogica, di cui sono certo avvertiremo il senso in questa sua relazione. Non dico altro, termino soltanto e passo la parola con una citazione tratta da un intervento del professor Ferraro dal titolo Dalla colpa alla responsabilità, che ho trascelto perché incorpora proprio il tema della relazione, il volto dell'altro. Quando si ha di fronte una persona, scrive il professore, la mano si deve tendere aperta nel desiderio di vivere e costruire mondo. Il volto dell'altro affaccia così sulla vita e non si può guardarlo senza essere presi e coinvolti. La parola al professor Ferraro. Io che sono qui non sono io.
Ogni tanto ripenso a queste parole. Me le disse Sasà nel carcere di Nisida. Sasà era il leader del carcere. Diciamo che non si muoveva niente se non passava per le sue disposizioni. E quel giorno parlavamo dell'io e lui disse: io che sono qui non sono io. Fu forte questo. Io risposi: Sasà, per me tu adesso sei libero. Se dipendesse da me quella porta, io l'aprirei, ti farei uscire. Non vi dico la guardia come si allarmò rispetto a questo. E però fu importante, perché Sasà per la prima volta metteva in discussione quella che per altri era la sua identità. Guardate, da quel giorno io ho capito che quelli che si dicono pazzi sono convinti di essere qualcosa, un io. Quelli che invece sono, non hanno questa convinzione, ma che sono alla ricerca di sé e si sentono l'un e l'altro. Ricordo un'espressione di Nietzsche bellissima: io sono questo e quello, per piacere, non pigliatemi per un altro. Cioè, non fatevi un'idea, non identificatemi in un personaggio, in una precisa identità. Con Sasà, in quel carcere, ma poi ho continuato costantemente a portare la filosofia in quei luoghi che considero luoghi estremi. Allora ho cominciato a pensare che i confini della città sono confini di voci, e che una città finisce dove la voce si spegne in un grido o resta attonita. Ovunque c'è la città, la voce è a parola. Fate attenzione, che i luoghi dove la voce non ha parola sono luoghi di reclusione, sono luoghi chiusi. Fate attenzione, la città può finire pure in casa, quando non ci si capisce più, quando si alza la voce, quando si parla senza ascoltare, quando non si ascolta quello che si dice. E il dialogo comincia esattamente quando la voce risuona, quando la voce ha questa capacità di farsi suono. Per quello dico che educare la voce significa educare il tempo proprio interiore, educare il ritmo di se stessi. Educare la voce significa educare i sentimenti. La filosofia, ahimè, siamo sempre a dover dire qualcosa prima di cominciare a parlare, quando ci identificano come filosofi. E vi prego di non pensare, io non voglio essere considerato un filosofo, almeno come si considera la filosofia. E allora uno, quando parla, deve cominciare a giustificarsi. È terribile questa cosa, guardate, è terribile. Si deve fare una premessa per un'identificazione. E a me piace dire, ripetere qua, l'ho detto anche altre volte in questa situazione, guardate che la filosofia non significa quello che si dice a scuola, l'amore del sapere, perché non ci sta né la parola amore né la parola sapere nell'espressione filosofia. È una cosa strana, cioè, esplicativamente si dice amore del sapere. Io quando lo sentivo cercavo di capire, sì, ma di quale amore e di quale sapere si tratta, perché gli amori sono tanti, i saperi anche sono tanti. Poi col tempo ho capito che quella parola, filosofia, non significa amore del sapere, è una traduzione, sta bene, ci si può ricavare. Però la filosofia è una parola che è rimasta intradotta in tutte le lingue europee. Pensate che si dice filosofia in inglese, philosophy, filosofie in tedesco, filosofia in italiano, filosofia in spagnolo.
Cioè, è quasi che le lingue europee abbiano avuto una premura a mantenere un segreto, qualche cosa insomma che è nascosto nella parola. E se poi andiamo a vedere questa parola, che cosa nasconde, e allora avviciniamo l'espressione filia, che non è amore, perché la filia ha tante suggestioni, ma la più importante è questa, cioè l'aver caro. Questo significa filia, cioè chi mi è caro, ciò che mi è caro, presa di posizione a favore di ciò che a cui tengo. Per cui esistono pure insomma i filo, una volta erano i filo sovietici, una volta erano i filo americani, insomma, eccetera. Cioè, e quindi è una presa di posizione, fate attenzione, di ciò che mi è caro. Filos è il caro. Se uno vuole sapere la propria filosofia, pensi per un momento, in questo momento, qual è la cosa a cui tiene di più, qual è la persona a cui tiene di più, che gli è più cara. E allora comincia a capire che tutta la sua giornata, tutto il suo tempo è organizzato in riferimento a quella persona e a quella cosa. Ricordo una ragazza in un incontro che era a Lucca. Mi disse: professore, ma allora io non ho una filosofia. E dico: perché? Non c'è qualcosa a cui tieni, insomma, c'è una persona. Io non c'ho nessuno. Lei pensava, insomma, un ragazzo, insomma. Disse: ma qual è la cosa a cui tieni, che fai tutto il giorno? Disse: io suono, è la musica. Accidenti, è la musica, la filosofia. Pure perché, perdonate, insomma, il giapponese, uses musices medistes filosofias, diceva il buon Socrate, quando negli ultimi giorni, nell'ultimo giorno della sua vita, gli chiesero: ma che ti sei messo a fare musica? E lui disse: l'ultimo giorno, pensate un po', che solo è considerato filosofo per eccellenza, disse: ma io non ho ancora capito se la musica è la filosofia più grande o se la filosofia più grande è la musica. Non l'ho ancora capito. Guardate che è così importante questo rapporto della filosofia con la musicalità, perché la musicalità appartiene alla voce, appartiene al ritmo interiore, appartiene al proprio sentire. Allora ve lo devo dire così, che la filosofia è l'unica espressione di sapere che porta un sentimento nella sua denominazione. Non è amore del sapere, però è quella del caro. Lo potete tradurre con amicizia, lo potete tradurre anche con amore, lo potete tradurre anche con la tenerezza verso qualcosa che vi è caro, lo potete sentire quando guardate gli occhi di un bambino, lo potete sentire quando incontrate l'altro e, come dire, partecipate dell'altro. Il volto dell'altro è come l'altro è rivolto a noi, ma non sempre lo vediamo. Però fatemi insistere su questo passaggio, mi dispiace infinitamente, lasciatemelo dire, mi dispiace tantissimo di parlare da questa posizione, che non è una posizione filosofica purtroppo, cioè di parlare da qui, da questo microfono, da questo tavolo e non vedervi tutti, e non vedere il vostro volto, che significa che non posso direttamente parlare a tutti. Per cui vi dico in maniera esplicita, io da questo momento parlerò soltanto a una persona, di tutte quelle che stanno qui. Parlerò soltanto a una persona, non a tutti. Allora, giusto per liberarmi da questo inciampo che chiunque fa filosofia si trova a superare, dico che quella Sofia, che fa parte della parola filosofia, non è sapere. Non è sapere, ma è sapienza. Riflettete a questa parola, sapienza. Sapienza è l'essere sapio. Cioè, sapienza è qualche cosa che ha a che fare con il saggiare. In carcere mi è capitato tante volte, però questo episodio per me è rimasto emblematico, irrinunciabile, quando mi trovo a dover superare questo primo inciampo.
di che cos'è la filosofia, che cosa serve la filosofia, guai a farsi queste parole, queste domande, sono domande sterili, sono domande inutili, perché ognuno di noi è espressione di una filosofia, ognuno di noi ha una passione, ama, sente, saggia, assapora, e noi l'altro lo assaporiamo. E allora è un sapere che non è sapere, cioè, fate attenzione, non è sapere cosa, ma è sapere di. Questo le persone che si amano lo sanno bene. Quando a un certo punto sentite uno che dice all'altro: ma allora tu non sai proprio niente di me, ma allora tu non mi conosci proprio. Perché il sapere della sapienza non è il sapere cosa, ma il sapere di. Non è oggettuale. Io non so chi sei o cosa sei. Io non so neanche dire che questo è un bicchiere, se devo dire da un punto di vista di sapienza. Da un punto di vista di sapienza io devo sapere del bicchiere, perché che io so che cosa è il bicchiere e ne faccio un altro uso, evidentemente non so del bicchiere, non partecipo. Ma stiamo parlando del tutto evidentemente di un sapere che non ha a che fare con le cose e con gli oggetti, ma ha a che fare con le persone e con le relazioni. E allora quel giorno, quando cercai di spiegare in carcere, dissi: ma sapete, una buona vera pasta e fagioli è quando tutti gli elementi che lo compongono sono ben legati insieme. Filia significa legame, filos, io sono legato a chi mi è caro. Quando tutti gli elementi sono ben legati insieme, fate attenzione all'uso delle mie parole, una pasta e fagioli che è buona, vera, bella pasta e fagioli, e quando tutti gli elementi sono ben legati insieme, diversamente voi dite non sa di niente, non è né vera, né buona, né bella. Devono essere tutti gli elementi aggregati bene insieme. E Alfio, catanese, ergastolano a Vito, mi disse: sì, professore, avete ragione, però anche una buona, vera, bella pasta e fagiole, se la mangiate insieme a persone che non sono amiche, con le quali non avete legame, non sa di niente. E allora è questo sapere della filosofia. E fate attenzione, è un sapere generativo. Ma perché una madre del figlio cosa sa? Non sa del figlio, cioè non lo porta addosso. E chi si ama non sa dell'altro. E allora, vedete, insomma, io vengo da una città spietata sul linguaggio, per cui capita sentire qualcuno dire di un altro: non sa di niente, che ne vuoi sapere? Quello non sa di niente, cioè non vale niente, cioè non devi neanche saperne, perché non vale proprio la pena, cioè è insipido, è senza sapere. Cioè, attenzione, è un fatto generativo. Bene, perché filosofia, e perché poi insisto su questo aspetto di intendere la filosofia come educazione sentimentale, la intendo così, come educazione sentimentale, come l'incontro con l'altro, il volto dell'altro. Certo, insomma, il volto dell'altro fa pensare a Levinas, d'accordo, ma non è questo, perché guardate, è molto importante che il principio della filosofia sia stato proprio quello del dialogo. E fate attenzione che non è che le persone non dialogassero prima di quando arrivò Platone e disse, insomma, che bisognava fare il dialogo. Il dialogo c'era. Anche una parola come idea era una parola di uso corrente nel linguaggio greco. E Platone si trovava a vivere questa parola, perché significava semplicemente vista, cioè quello che tu vedi. Fate attenzione, quello che tu vedi.
è importante quello che tu vedi, perché da quello che tu vedi tu ti orienti, e allora tu devi vedere bene, cioè l'idea la deve ben coltivare, ti devi educare all'idea, non basta che tu vedi, perché molte volte ti succede pure che tu vedi senza vedere niente. Sapete, una delle mie fissazioni in questo momento, sapete qual è? Che l'educazione ai sentimenti si può fare soltanto educando i sensi. Non è che si può fare educazione ai sentimenti così. Si può fare educazione ai sentimenti educando i sensi. E noi siamo in una condizione in cui vediamo, noi siamo in una società dove si vede tutto, dove ci fanno vedere tutto, dove siamo abituati a sottrarre la parola per il vedere. Però non vediamo niente. Il punto è questo. Cioè non è, quando dicono insomma i social, non c'è il toccare, non c'è la parola, c'è solo il vedere, sì, ma non vediamo niente. Vediamo tante cose senza riuscire a guardare. E allora vedete, richiamo così l'attenzione, chiunque richiama l'attenzione, vedi, vedete. Ma che cosa devi vedere? Pensate quel quadro lì, guardate quel quadro lì, chiedetevi una cosa molto importante: ma chi ha fatto quel quadro? Che cosa ha visto? E dove l'ha visto? Non c'era. Cioè, fa vedere una cosa, il pittore è uno che dipinge da cieco, è paradossale. Ma vede senza vedere, cioè vede quello che non si vede. Per cui mi sono abituata a ripetere che l'esercizio della filosofia, non vi spaventate, è quello di vedere quello che manca in quello che c'è perché sia veramente quello che è. Non è una battuta o un giro di parole. Vedere che cosa manca a Terni perché sia veramente Terni. Vedere quel che manca al nostro amore perché sia veramente amore, perché sia vero amore. Ma dove l'ha visto quel pittore, quell'immagine? Ma dove l'ha vista? L'ha vista evidentemente dentro di sé. Cioè, ha visto senza vedere niente. Vedete, mi scappa questa espressione, vedete? Ecco, il punto è, pensate a quest'altra espressione che è molto importante. Un giorno mi imbattei in un testo di Bruno Snell, che è un filologo, il quale rilevò che in Omero ci stanno 8 modi diversi per dire vedere. Io sulle prime rimasi così e ovviamente insomma, con la mia ossessione le andai a cercare tutti quanti in Omero, ma poi dopo mi sono messo a riflettere in italiano: vedere, spiare, guardare. I tanti modi di vedere, di esprimere il vedere, sono davvero tantissimi. Sono tantissimi e ognuno implica una posizione. Quello che più mi piace riflettere è questo. Pensate che guardare e anche stare in guardia è un guardare, fare attenzione, come dire, un guardare. Però fate attenzione anche a questo, che da guardare viene anche guarire. Quando sono stato alle Molinette di Torino, che mi chiesero di parlare della guarigione, ma la guarigione non è ritornare allo stato precedente, non è ritornare allo stato precedente. Uno che piglia un acciacco non è che ritorna allo stato precedente, ma per guarire devi assumere uno sguardo diverso sulla propria vita. Per cui il medico, quando ti dice, quando ti dà la cura e finisce la cura, dice, ti accompagna con questa parola: si riguardi. Perché se non ti riguardi non guarisci. Guardate, il mio Giuseppe, lo chiamo sempre così, ma chi mi ha sentito altre volte sa di chi parlo, di una persona a cui sono legato certamente, pure qui un ergastolano a vita, quindi una persona che non uscirà mai dal carcere, che se ne dica di questo paese, ovviamente.
ogni volta che me ne andavo da quel carcere terribile di Carinola, era sera, inverno, io in moto, mi diceva sempre: professore, si riguardi. E lo diceva sempre. E poi un giorno mi disse: professore, si riguardi. Mi è rimasto soltanto lei. Accidenti. Penso alla madre che dice al figlio: riguardati. Questo riguardarsi. Guardate, è importante questo riguardarsi. Ma che significa riguardarsi? Quando ce lo dicono non capiamo neppure. Ma riguardati, ma come faccio a riguardarmi? Eccolo qua, vedete, l'altro. Sapete, nella mia città, e non solo nella mia città, perché sfatiamo pure queste cose, ci tengo molto a sfatiarle. Se si incendia un capannone con rifiuti tossici a Pavia, è stato casuale. Se succede a Caserta, è stata la camorra. Se se ne cade alla Quinta del Teatro di Torino, è accaduto. Da noi è la camorra. E allora adesso si parla delle baby gang. No, vi prego, no, non usate questa parola. Non date identificazione, perché se identificate voi l'altro non lo vedete. Spero di riuscire semplicemente a focalizzare questo punto, giusto perché qui l'argomento è il dialogo, cioè vedere l'altro. Vedere il volto dell'altro significa vedere l'altro che ti guarda, cioè vedere l'altro che ti vede. Vedersi nell'altro. E allora vi dicevo di questi brutti episodi che accadono nel nostro paese, sono brutti, nel nostro paese, dove un ragazzo accoltella un altro, per strada, oppure dove quei ragazzi hanno tirato via il bastone a quel pensionato, facendolo cadere, strattonandolo. Oppure sì, quell'uomo che ha ucciso le figlie. Oppure quegli uomini che violentano e uccidono. Ma l'hanno guardato? Cosa hanno visto? Hanno guardato. Cioè avevano l'organo di senso per vedere. Avevano una buona vista. Hanno avuto idea, pensate, eccolo qua, il mitico Platone, hanno avuto idea di quello che facevano. E io ho pensato, quei ragazzi che hanno preso a calci un ragazzo coetaneo, un ragazzo della stessa età, che gli hanno spappolato la milza, che l'hanno mandato in ospedale, o a quell'altro, insomma, che l'hanno pugnalato. Ma ragazzi, l'avete guardato? Cioè, avete visto che era un ragazzo come voi? Cioè, avete guardato come vi guardava? Ma, e allora, vi siete riguardati? Eccola qua la parola. Vi siete riguardati? Perché io mi posso riguardare soltanto se mi guardo nell'altro. Altrimenti non lo posso riguardare. Come faccio a riguardare? Riguardare non significa vedere una seconda volta. Fate attenzione, riguardare non significa vedere una seconda volta. Devi riguardare. Vi dico pure questo, banale, un po' sciocco, sì, ma chi non riguarda i compiti non fa nessun errore. Cioè se non ci sta chi ti guarda il compito di matematica che hai fatto, tu l'errore non l'hai fatto. Non ci sono errori. L'errore ci sta se un altro ti guarda quello che hai scritto, quello che hai fatto. E poi siamo i censori assurdi di noi stessi, perché chiunque a qualsiasi età, parlo soprattutto delle ragazze, dei ragazzi, che scrivono qualche cosa, oddio mio, cosa ho scritto, via, boom, lo buttano via. Tranne poi a ritrovare una carta
tutta così rattrappita, spiegazzandola. La leggono, accidenti, però io ho scritto una cosa insomma interessante, insomma. Lo stesso che succede per la voce, lo ripeto sempre, se uno sente la propria voce registrata dice non è mia, no, non è mia, no, non sono io, e ha un senso di paura, cioè di preoccupazione, no, non sono io, no, spegni, non sono io, ma stai dicendo delle cose importanti, stai dicendo delle cose preziose, sì, è mia. Guardate, venendo qua, è chiaro che quando tu ti vedi altro, quando tu ti vedi altro e ti vedi sotto il giudizio di chi ti considera altro, è chiaro che prendi distanza. Hai paura. Noi abbiamo paura dell'altro, ma abbiamo paura del nostro essere altro, anche di perdere noi stessi. Quante cose sono importanti in tutto questo. Guardate che l'io stesso è un altro, è uno, un altro. Però è come, venendo qua ci ho pensato molto, l'io è un altro sotto copertura, nascosto. Guai a saperlo a se stessi, che è un altro, perché va in escandescenza. Io sono io. Devo mantenere insomma questa mia identità, però quando uno ti consegna quella identità, tu sei così, tu non hai capito niente di me, io sono completamente un altro. E allora ripeto, quel riguardarsi è importante. Cerco di avanzare velocemente per chiudere, perché mi piace più sentire quello che mi potete dire, e quindi vedete, insomma, anche il desiderio è solo l'altro che lo suscita. Il desiderio è qualcosa che noi teniamo dentro, latente, assopito. Poi all'improvviso, insomma, esce fuori, ma è perché è l'altro che te lo suscita, l'altro che te lo suggerisce, l'altro che te lo fa venire fuori, l'altro che ti fa venire fuori quell'altro che è dentro di te, che fa paura a te stesso. E diceva quell'altro, appunto, e diceva che bisogna perdere qualche volta se stessi per conoscere di sé quello che non si sa. E questo sapere non può essere fissato su una traccia, su una cosa, reificato, identificato. Il sapere o è generativo o non è niente, ma per essere generativo e non classificatorio e non di cosa, deve incontrare l'altro. Ancora sullo riguardo. E poi arrivo al dialogo e chiudo. Ancora sullo riguardo, perché ripeto, il riguardare non è guardare una seconda volta. Il riguardare è avere riguardo, però io per avere riguardo, pensate che è il principio dell'educazione, il riguardare. Guardate che è più del rispetto. Noi diciamo, invochiamo sempre da un punto di vista morale il rispetto. Fate attenzione che rispettare significa riguardare. La parola è la stessa. Significa proprio riguardare, avere riguardo. Ma io posso avere riguardo di me stesso soltanto guardandomi nell'altro. E posso avere riguardo dell'altro soltanto riguardando in me stesso l'altro. Mi sto parlando dell'empatia. Accidente. Sento questa parola da troppo tempo. Mi sembra l'ultima ancora di salvezza per recuperare un sentimento che si è andato evaporando. Noi stiamo vivendo una crisi, non mi viene un'altra parola, questa è un po' scema. Una crisi dei sentimenti. Noi stiamo vivendo un'epoca delle emozioni, non dei sentimenti. I sentimenti non sappiamo più cosa sono. Ripeto sempre che le passioni si hanno, sono strutturali. Noi siamo fatti di passione, niente. Siamo fatti di passione perché abbiamo paura del desiderio. Eccoci qua.
abbiamo voglia di vivere e ci difendiamo da tutto ciò che ci attenta alla vita. Abbiamo passione, la nostra passione è quella di vivere. E se abbiamo passione per qualcuno, se qualcuno ci suggerisce una passione, è perché quel qualcuno ci dà vita. Ecco perché. Ecco perché ho sempre ripetuto che l'altro che ami è insignificante per te della vita, per quello gli amanti si dicono sei tutta la mia vita. Ma guai a fare dell'altro tutta la propria vita, guai a fare dell'altro una proprietà. L'amore è un possesso senza proprietà, per quello è una passione, è un possesso senza proprietà. Puoi dire sei mia, ma non di me, se dici sei di me, ne hai fatto una proprietà e ti avvii su una via criminale dell'amore, proprietaria. Invece devi dire sei mia di te in me, e come neanche tu sai di essere dentro di me. Per cui ci sbagliamo sempre sull'altro, ma non è come tu mi hai visto, non è come tu mi pensi, non è come tu mi hai immaginato. Allora che cos'è? Che noi l'altro lo inventiamo sempre. Sì, l'altro è l'invenzione dell'io, è quello che l'io inventa. E lo inventa perché? Perché l'altro è l'invenzione della stessa vita. Guardate che se io amo una persona, quella è significante per me della vita. Quando lo dissi in carcere, ma non erano i detenuti, erano gli ispettori, erano i comandanti, c'era il direttore, che disse, insomma, c'è un figlio, che cos'è se non è il significante della vita per un genitore? Accidenti che sì. E ci fu quel direttore che mi disse, questo io poi ogni volta che vado a casa, adesso insomma, cioè sono andato, ho detto mio figlio, tu sei il significante per me della vita. Pensate quanto è bello se uno lo dicesse insomma a chi ama, che poi lo dice, tu significhi tutta la vita per me, tu sei il significante, l'altro è il significante, l'altro è quello che viene. Io non posso avere un'altra accezione dell'altro se non questa. L'altro è chi viene, è quello che segue, è quello che viene. Tant'è che quando noi incontriamo un altro gli chiediamo sempre da dove vieni, e lì immediatamente insomma stabilire un giudizio da dove viene. Noi continuiamo a dire che i neri e dimentichiamo di dire africano. Siamo passati insomma dall'educazione dal negro al nero, ma non basta. Oh, quello è africano, non è nero. Ricordo sempre il bambino a scuola, perdonate queste divagazioni, vi chiedo scusa, ma mi vengono spontanee. Il bambino a scuola che chiamava negro il bambino africano. E io dicevo, perché chiaramente avete capito che faccio insomma pure filosofia con i bambini nei contesti più difficili, e dicevo, ma guarda, tu non devi chiamare negro, non si dice, no, quello è un negro, insomma, sporco negro, insomma, eccetera. Va bene. Alla fine, quando facemmo il risultato finale, per cui tutti quanti intorno al tavolo, che cosa è stato per te questo esercizio di filosofia che abbiamo fatto, questo percorso di filosofia che è durato un anno che abbiamo fatto, il bambino africano, non nero, il bambino africano disse, a me la filosofia è servita a farmi superare il trauma dell'abbandono dall'Africa. E l'altro, che l'aveva chiamato fino al momento prima negro, perché sei stato in Africa? E l'altro, ma perché non lo vedi? E fece segno con la pera, vi rendete conto? Cioè noi l'altro non lo vediamo venire. Non riusciamo neanche a inventarlo, che significa ancora andare incontro a ciò che viene. E allora vedete, e vado a chiudere, perdonate, le passioni si hanno, le emozioni si danno,
Perché chiunque ha il telefonino acceso, anche con il silenziatore, sta guardando il WhatsApp, sta guardando non più il messaggino, ma sta guardando il WhatsApp o Facebook. Ricordo una bambina l'altra settimana in una scuola, parlavamo di dipendenza, è stata bellissima. È stata bellissima perché ognuna diceva insomma una cosa e era bella, insomma, cioè dire che c'hai la dipendenza vuol dire che te ne vuoi liberare. Certo, pure io sono dipendente, accidente. Devo fare proprio degli esercizi. Pensate come studiano i ragazzi adesso quando tengono un libro aperto, insomma, e un occhio insomma, va su Facebook, su WhatsApp e su altre cose, insomma, e dove si mantiene insomma, il rigo? Dove sta la pagina? Dove si studia? Dove si ha il proprio tempo? Perché siamo proprio svuotati del tempo. Perché sto dicendo queste cose? Sto dicendo queste cose perché vi dico, le passioni si hanno, siamo strutturati con le passioni. Abbiamo bisogno di vivere e quindi abbiamo paura di perdere la vita e desideriamo che ci diano la vita. E l'altro è per noi la vita. Pensate quanto è importante un figlio. Sì, che ti toglie la vita. Attenzione, che ti toglie la vita, è fondamentale. Le emozioni si danno, le emozioni sono come le impressioni, arrivano, sono tante le impressioni, uno dietro l'altro. Faccio fatica insomma a vedere il telegiornale, insomma, che l'unica cosa che vedo, insomma, la tizia, insomma, che parla mo' di una notizia, mo' di un'altra, deve cambiare emozione, deve cambiare insomma l'icona, insomma, che sta là. È terribile questa cosa. I sentimenti invece si educano, perché i sentimenti sono fatti di tempo e il tempo del sentimento è il tempo che si dedica. Io, se mi innamoro di una persona, non solo io, ovviamente, tutti quanti che state qua dentro, se siete innamorati di una persona, vi si ficca in testa, e non per, cioè diventa proprio il sottofondo, cioè non si toglie proprio, cioè è il tempo che voi dedicate, tutto l'altro tempo è supplementare. Se arriva una persona vicino a me e dice insomma ti devo dire una cosa, io dico guarda non ho tempo, che non abbiamo mai tempo, non ho tempo, mandami un WhatsApp. E chiaramente insomma non mandate mai WhatsApp brevi, questo è un consiglio che vi do, mai WhatsApp brevi, cioè di una, ma due parole, via, perché si vedono subito e allora non si clicca sopra, per cui l'altro non sa se tu l'hai letto, se tu clicchi insomma quello capisce insomma che tu l'hai letto e quindi devi rispondere. Quando imparate questa cosa insomma ovviamente leggo, vedo insomma e non mi viene proprio in testa di far capire che io ho letto. Insomma, tutte queste escamotage che noi usiamo con la tecnica. Ah, non ho visto. Oppure mandami un WhatsApp, oppure no, mandami un'email. Che poi c'è sempre quella giustificazione che io trovo ridicola, si è rotto il computer. Che è bellissima. Io trovo che sia straordinaria. Non funziona, non c'è rete, ma come? Un accidente, insomma. Perché? Perché è una persona che non sopporti. Ma se poi, mentre ti avvicina un altro e dice, oh, si avvicina Antonio e mi dice, oh, Mino, ho sentito che non hai tempo, ti volevo dire io una cosa. Tutto il tempo che vuoi, andiamo, insomma, c'è, ma quanto vuoi, ma figurati, insomma, ma invece di dire una cosa insieme, eccetera. Perché abbiamo tempo per le persone a cui siamo legati, abbiamo tempo per le persone che ci fanno stare bene, non abbiamo tempo per altri, abbiamo tempo per i nostri legami. Eccola qua, la filia. Però voglio dirvi questo, che l'empatia che si invoca tanto è veramente l'ultimo appiglio alla fine dei sentimenti, alla fine dell'epoca dei sentimenti. Guardate che i sentimenti sono datati, i sentimenti nascono nel 700, prima non ci sono, lo diceva il buon Leopardi, ma non soltanto lui. Pensate che ancora a fine 600 Spinoza parla di affetti e di affezioni, non parla di sentimenti. Cartesio nel 600 parla di passioni, ma non parla di sentimenti. Gli antichi non parlano di sentimenti, parlano di virtù, di caratteri. Dal 700 si comincia a usare questa parola, sentimento. Chi dice che è un francesismo, che io non entrerò nello specifico, anche se questo poi dovrebbe essere, diciamo così, l'applica, ma questo insomma si tratta di
fare degli approfondimenti che non è proprio il caso di fare qua, però i sentimenti nascono nel Settecento. Quando nascono? Quando si finisce con gli stati assoluti e si cominciano a realizzare gli stati costituzionali, quando si comincia a presentare la società, quando cominciano a crescere le città. E allora sapete chi è che scrive di sentimenti? Una persona come Adam Smith, che scrive Economia Politica, e che fa un trattato sui sentimenti morali. Ma perché fa un trattato sui sentimenti morali? E al primo posto che cosa ci mette? La simpatia. La simpatia. Non l'empatia, attenzione, la simpatia. La simpatia perché? Perché è un sentimento sociale, vi rendete conto? Perché sostiene la società. Cioè, se un altro vedi che si fa male, tu senti il dolore che sente l'altro, cioè gli partecipi e fa tutta una classificazione, e usa questa parola che io trovo che sia stupenda, l'appropriatezza. La misura del sentimento è l'appropriatezza, che fa del rapporto educazione-sentimento. Guardate, quei ragazzi che hanno accoltellato Arturo a Via Foria, perdonate, sono della mia città, hanno avuto sentimento? No. L'hanno visto? No. Sono educati? No. Perché non si può fare educazione ai sentimenti. Io sono radicale su questo. Educare è avere sentimento, e avere sentimento è educazione. E allora sono queste due cose qua. Perché noi stiamo vivendo una crisi? Stiamo vivendo una crisi della scuola, perché è una crisi educativa, perché è una crisi sentimentale quella che stiamo vivendo, perché non è soltanto il lavoro precario, è anche l'amore precario, sono anche i legami precari, e noi non siamo ancora capaci di legami di separazione, cioè di stabilire dei legami di là della separazione. E allora la simpatia, diceva, l'appropriatezza, diceva, bellissima questa espressione, indimenticabile per me, non è una cosa appropriata quella che stai dicendo, forse io in questo momento sto dicendo delle cose proprio inappropriate, sinceramente, nel senso che mi sto stancando, ma sto stancando pure io, quindi finisco, non vi preoccupate. Però ripeto sempre che chi ascolta veramente si parla di quello che un altro sta dicendo. Chi non si parla di quello che un altro sta dicendo non sta sentendo niente, non sta ascoltando. E questo fa parte del dialogo su cui arrivo immediatamente. L'empatia, ma l'empatia è l'ultima cosa, insomma, che c'è rimasta. E fate attenzione, voi che fate mediazione culturale, è una cosa talmente importante, ma che non si può concludere in un'ora. No, ha bisogno veramente di essere pensata e riguardata. L'empatia non significa l'immedesimazione, l'empatia non è sentire quello che sente l'altro, l'empatia è l'esperienza dell'estraneo dentro di sé. Io non posso mai sentire quello che sente un altro, tanto più se io sono maschio e l'altro è femmina, io non potrò mai sentire la stessa cosa. E soprattutto se viene dall'altra altura, io non posso sentire la stessa cosa. Posso sentire nell'empatia il mio essere altro, cioè sentire l'esperienza dell'altro. Io posso sentire quasi l'altro, ma non posso sentire come sente l'altro. È questo quasi che ci dobbiamo mettere bene all'attenzione, questo quasi che fa di me quasi l'altro, ma non l'altro. E ve lo spiego con un esempio più banale. Guai alla maestra che diventa la madre dei propri alunni. Lo è quasi, ma se perde quel quasi non è più una maestra. Pensate a una madre che è quasi una ragazza, lo è, ma non può essere, è quasi amica della figlia, è quasi, ma non può essere amica della figlia, perché se è amica della figlia ha finito, cioè non è più in una relazione sentimentale, ha preso l'altro posto, cioè
è finito, io non posso sentire quello che sento l'altro. Ma vi faccio l'esempio più esplicito, e l'esempio più esplicito è questo: il dolore. Nessuno può dire, nessuno si può permettere, e lo sappiamo, nessuno si può permettere, quando sentiamo un dolore per la perdita di una persona cara, nessuno si può permettere di dire ti capisco, pure io l'ho provato. No, tu non hai provato quello che provo io. Sapete perché? Perché il dolore è l'unico sentire che ci rende singolari, unici. Il dolore è il dolore che ci rende unici, ma il dolore è ancora amore, perché si prova dolore solo per ciò che si ama, non si prova dolore per ciò che non si ama. Se perdi ciò che non ami, non senti nessun dolore, puoi dispiacerti, puoi sentire una leggera, insomma, ma non è dolore, perché non c'è amore. E allora, perdonate, arrivo sul dialogo, ma brevissimamente. L'ho fatto fare ai bambini, perché ai bambini gli faccio fare queste cose divertentissime. Ho fatto fare due esercizi, vi racconto questi due esercizi velocemente che ho fatto fare ai bambini. Il primo è quello di riguardarsi, quello di riguardarsi, perché ci sta un gioco che abbiamo fatto tutti quanti da bambini, ed è il fatto di guardarsi negli occhi e a chi resiste, cioè ci mettiamo uno di fronte all'altro. Mi sarebbe piaciuto, insomma, se fosse stato un altro contesto, di farlo qua. Ci mettiamo uno di fronte all'altro e ci guardiamo negli occhi, chi resiste di più. Questo era il gioco che facevamo, e immediatamente arrivava la risata stizzosa di chi si difendeva, perché era stizzosa, non c'è niente da ridere, però è che non sostenevi il volto dell'altro, perché se a guardarti negli occhi degli altri, nell'occhio dell'altro, tu ti vedi, effettivamente ti vedi, nella pupilla dell'altro tu vedi il tuo volto, ed è strano perché poi vedi il tuo volto come l'altro ti vede. E allora ho fatto fare ai bambini questo, ma questo è il gioco che faceva fare Socrate ad Alcibiade, quando Alcibiade diceva, insomma, io conosco tutti quanti, io gli altri li conosco, quindi posso fare politica. Wow, incredibile. Posso fare quello, io conosco tutti gli altri, quindi posso fare politica. Ma tu conosci te stesso, gli disse quello. Ma non ci avevo pensato, disse, ma come si fa? No, tu per conoscere te stesso ti devi guardare negli occhi della persona che ti amica. Wow, ti devi guardare nella sua pupilla. Io lo interpreto, se tu ti guardi nella persona che ti vuole bene, capisci il bene di cui sei capace. Se ti guardi negli occhi della persona che ti vuole male, capisci il male di cui tu sei capace. Ma l'ho fatto fare alle bambine. Dico alle bambine, perché due mi hanno sorpreso. E allora dico, com'è andata? E noi ci siamo guardate, e vedere se stessi nell'altro è come vedersi nello specchio. Ma non è uno specchio, è come se tu fossi davanti allo specchio, mi sto ripetendo a memoria, è come se tu fossi davanti allo specchio, ma mentre tu fai un movimento, quello nello specchio ne fa un altro, e quindi è l'altro, e quindi insomma tu ti vedi nell'altro, e quindi tu sei l'altro. Così la vita non finisce, c'è l'immortalità. Io sono rimasto sconvolto da questa cosa, cioè come fai ad arrivare a una cosa del genere? E sì, perché se io sono l'altro, siamo vita, e quindi insomma vita, una vita, insomma l'altro, insomma è una vita come sono io, cioè l'altro sono esattamente io, ma che fa altre cose. Avevano fatto un anno di filosofia, ma non le ho deviate assolutamente, insomma, cioè, io trovo che sia meraviglioso tutto questo. E poi il dialogo, perché li faccio dialogare? E chiudo su questo. Il dialogo non è parlare prima uno e poi un altro, non è questo. Tant'è che non ci riesce mai, soprattutto a casa, quando parliamo con la moglie e con i figli, però non parliamo proprio. Che dialogo vuoi tenere? No, vorrei capire, pensando insomma i genitori, io sono padre, insomma, riesco a parlare con mio figlio? Assolutamente
No, il dramma, insomma, dei padri, insomma, è questo, insomma, che vengono ricordati quando sono dimenticati. Lasciamo perdere. Insomma, la madre, insomma, riesce a parlare con la figlia, col figlio subito, perché il figlio fa una testa così, insomma, alla madre e dice tutto. E le madri ripagano chiamando, insomma, il marito Gino o Gigetto oppure Topolone, ma dicendo al figlio amore mio, che è uno spettacolo, insomma, c'è questo trasferimento, insomma, di tutto l'amore sul figlio da parte di madre, è una cosa fantastica, bellissima. Non è parlare prima uno e poi un altro, cioè per dialogare bisogna, diceva la bambina che aveva proprio imparato questa cosa, e andare insieme sul tappeto del linguaggio. Una condizione per poter dialogare, questa è una condizione fondamentale, mi basta dire soltanto questo, è una condizione fondamentale. Io per dialogare non devo sapere prima dove arrivare, perché se lo so non posso dialogare. Cioè io per dialogare dobbiamo andare insieme a cercare qualche cosa, cioè camminare insieme sul tappeto del linguaggio, camminare insieme sul tappeto delle parole. Quindi non è prima io o prima tu, ma a loro insegnavo così, perdonate, ho detto la parola insegnare, cioè il fatto di parlare ascoltando. E quindi non è che parla prima uno e poi un altro, ma uno guida e poi passa la guida all'altro. Cioè allora vogliamo parlare del dialogo, che cos'è il dialogo? Allora io parlo con Stefania del dialogo. Stefania, guido prima io? Ok. E allora io dico, insomma, poi mi fermo e dico, Stefania, è così? Stefania mi dice, sì, è così. No, no, non è così. Cioè ti aggiusta, insomma, per così dire, la strada. Io non so dove devo arrivare, perché il dialogo deve essere interiore. Cioè io mi devo parlare di quello che sto dicendo, devo ascoltare. Chi parlando non si ascolta non sta vedendo l'altro e non sta andando da nessuna parte, sta andando là dove già si trova da sempre. Quindi non è successo assolutamente niente, come a me, insomma, che in questo momento ho difficoltà, perché non sto facendo un dialogo per quando sto parlando da solo, vi assicuro, non so, sì, sono venuto qua, accidenti a me, mi sono pure preparato, ho fatto tante cose carine, insomma, eccetera. Sono rimasto, insomma, chiuso qua dentro, ovviamente, insomma, come è giusto che sia, perché si parla sempre a chi si guarda, e dal momento che vedo, insomma, che i vostri volti sono straunati in questo momento, mi devo fermare per dirvi che solo se si è impreparati, ma per essere impreparati bisogna essere talmente preparati, chi lavora nella scuola lo sa, bisogna talmente essere preparati da arrivare impreparati, perché soltanto chi è impreparato incontra l'altro, chi è preparato incontra soltanto quello che ha giudicato che l'altro sia. Per dialogare non è che uno parla prima uno e poi un altro, ma per dialogare bisogna riguardarsi, guardarsi, insomma, nell'altro, avere riguardo nell'altro. Avere sentimento, non vi ho detto niente di sentimenti, però insomma è il punto chiave, ma per fare queste cose bisogna avere più tempo, perché i sentimenti sono fatti di tempo ed è un tempo dedicato. E io vi ringrazio perché mi avete dedicato un tempo enorme. Io parlo soltanto a una persona e spero, insomma, che mi dica, insomma, chi è quella persona. Grazie. È stato molto bello, è stato veramente interessante. Ecco, apriamo un dialogo a questo punto, diciamo, ecco, facciamo delle domande, diciamo, è molto, molto interessante. Ecco, io volevo fare subito una mia domanda, diciamo, all'inizio ho parlato di sapienza, di saggezza. Ecco, la mia domanda è questa: si può essere saggi oggi, in questa età, diciamo, in cui facciamo difficoltà a relazionarci con l'altro, con il diverso, abbiamo paura,
Abbiamo visto quante cose ci ha detto il professore appunto sul discorso dell'altro, no? Noi facciamo molta difficoltà perché abbiamo paura, ma la paura nasce anche dal fatto di non conoscere, ecco, forse è quella, diciamo, la strada. Non conoscendo si ha paura. Tutto quello che c'è ignoto, no? Dobbiamo fare una, che ne so, un'operazione, una qualsiasi cosa, ma chissà che, dove andremo, dove ci porteranno, che cosa faranno. Io non sono, no? Pure arrivano, ecco, come appunto diceva un africano, no? No, un africano, dice, ma chissà che le nostre case ci strozzerà, non so, il cannibale, non so. Ecco, volevo appunto dire, ma allora si può essere saggi, cioè si può acquisire questa, diciamo, dimensione di perdere un po' delle nostre paure, delle nostre incertezze e, insomma, sentirsi un po' più a proprio agio in questa società. Sì, a me viene da dire, che è una frase su cui rifletto costantemente, l'altro è più vicino a Dio di me. Sì, perché l'altro è, perché l'altro è, io la vita la vedo nell'altro. Cioè, me stesso, nella mia esistenza, io la vita non la vedo. Cioè, non ripeto sempre che noi siamo vita e abbiamo vita. E sono due cose completamente distinte. Siamo vita come ogni vivente è vita, ma è una vita impropria, non è propria. Vedete, le mie mani sono quelle di mia madre, la mia voce è quella di mio padre. Questa voce è stata anche di mio nonno, perché ci si somiglia, e avrà parlato un'altra lingua. Adesso risuona con queste parole. C'è quella famosa metempsicosi di cui tanti parlano ancora adesso, ma è nella somiglianza. I nostri corpi vengono da altri corpi, cioè noi siamo vita, ed è una vita che non è nostra, è impropria, però abbiamo anche vita, ed è la nostra vita, sono le nostre relazioni, è il nostro mondo, è quello che sappiamo, è quello con cui ci orientiamo, è la nostra casa, sono le nostre piccole cose, è la nostra esistenza. Il punto è che noi non mettiamo insieme la nostra esistenza con la vita, e allora ecco la funzione dell'altro, perché chi ama vede nell'altro il significante della vita, dicevo prima, cioè chi ama dice all'altro: tu riempi la mia esistenza di vita, perché senza di te la mia esistenza è vuota. Ecco, vedete, noi abbiamo questo problema, che la nostra esistenza è come un contenitore che si svuota appena, insomma, si contatta, insomma, con l'altro, si lega all'altro, insomma, capite? Noi la vita impropria la vediamo soltanto nell'altro. La vita impropria nostra non la vediamo. La vediamo soltanto nell'altro. E ci spaventa. Perché, diciamo, noi siamo qui, tutti quanti qui, vedete? Noi non sappiamo che cos'è la vita. Eppure la siamo. Noi siamo portatori di un segreto che è talmente ben custodito, perché dove è riposto non è stato detto niente. Cioè noi siamo quelli che portano il segreto della vita e non lo possono rilevare perché non sanno che cos'è. È una cosa sconcertante. È l'altro. Lo possiamo dire soltanto nella forma dell'altro. L'altro che viene, l'altro è la vita, ma la vita a noi fa paura. La nostra fragilità è che noi abbiamo paura di vivere. Oh, chi è che non ha paura di vivere? Ma scusate, insomma, cioè non c'è il bambino che si sente, ma perfino il mio gatto ha bisogno di toccarmi, altrimenti si sente perduto. Perfino il gatto, perfino, insomma, c'è tutto ciò che è vivente ha bisogno di toccare. Noi abbiamo la possibilità di toccarci soltanto toccando l'altro, ma ci pensiamo? Guardate che sconcertante. Io posso toccare la mia mano soltanto toccando la mano di un altro. Posso toccare una parte del mio corpo se un altro me la tocca. È una cosa
È una cosa sconcertante. E allora abbiamo perso questo. Cioè abbiamo perso, insomma, così dico pure, quando si insegna, l'ho detto altre volte in queste circostanze, vedete che da ragazzi ci hanno insegnato i nomi astratti e nomi concreti. Vi ricordate quando è stato terribile quel momento? Perché non si capiva niente. E la maestra, sapete che cosa ci ha detto? E tutte le maestre dicono, i nomi astratti sono delle cose che non si toccano. I nomi concreti sono delle cose che si toccano, e arriva il papà, ti piglia sotto scuola e dice, insomma, adesso andiamo a casa dei nomi, mi raccomando, non si tocca niente. Cioè, capisci che quello che è tuo lo puoi toccare, quello che non è tuo è astratto, è separato da te. E beh, diciamolo insomma in questa maniera. Sto facendo una campagna insomma, tra le maestre insomma, perché risolvano questo problema senza creare problemi ai bambini. A me hanno creato il problema che mi hanno detto che il cielo era astratto. Io insomma dicevo, ma non è possibile il cielo astratto. Poi un bambino tocca tutto, insomma, come si fa? Quella nonna mi disse però, insomma, no, ma io sono una nonna concreta, possono toccare tutto. Va bene pure questo. Però poi con il tempo ti rendi conto, e questo è ancora più importante, che ci sono le cose certe e le cose vere. Le cose certe sono quelle che si toccano, ma quelle vere sono quelle che ti toccano. E allora è chiaro, insomma, che sta tutto qua. Allora l'altro è la possibilità che la mia esistenza, insomma, si riempia di vita. L'altro, insomma, è la possibilità mia di essere quello che sono. Ecco perché, insomma, l'invenzione dell'altro, la paura dell'altro, insomma, e tutti questi aspetti. Ma l'altro è più vicino a Dio di me. Io vedo l'altro che è quello che viene. Pensate, l'altro viene. E l'altro è proprio chi viene. Per cui, insomma, è quello inatteso, è quello che ti sorprende. Volete l'esempio? Vi faccio due scene. La prima scena, state a casa, bussano da sotto al citofono. Chi è? Io. Ma non ha detto il nome. Ha detto io. Apri. È arrivato. Seconda scena. Bussano al citofono. Chi è? Mi chiamo Gioffredo. Chi è? È uno. È un altro. E chi vuole? Chi è quest'altro? Voi capite? Però l'altro non ha bisogno di dire no, perché lo riconosci con la voce, la familiarità. Per cui noi giriamo insomma su questa cosa, insomma, per cui quello che fa parte, ecco, l'inclusione, non mi fate parlare dell'inclusione perché insomma io sono per la declusione, perché è tutta un'altra storia. La settimana prossima uscirà un libro che si chiama La porta di Parmenide, che parlerà di questo. Sì. E comunque insomma siamo qua, insomma, c'è l'altro, ma l'altro è l'impropria vita, è anche l'improprietà di me stesso. Certo, insomma, io sono altro per un altro. Il problema è che noi la saggezza, la sapienza, meglio ancora, la sapienza, perché mi piace proprio lo stile di questa parola, non sa di niente, questa cosa non sa di niente, come non è andata a scuola? No che non è andata a scuola, pasta e fagiolo non va a scuola, va invece dalle grazie della mamma che l'ha saputo fare, insomma, in quella maniera, eccetera. Oppure vi ricordate, insomma, la battuta, insomma, metropolitana di Edoardo De Filippo a proposito del ragù, che disse, insomma, questo non è ragù, ma è carne con il pomodoro. E non è il ragù, perché il ragù non è la carne e il pomodoro, ma come sono legate bene insieme, e ci vuole tempo per fare il ragù, non è che lo mettete là, insomma, eccetera. Per cui quello che lega è il tempo. Noi non siamo sapienti perché non abbiamo tempo. È semplicemente, noi stiamo creando le scuole della formattazione, non della formazione. Noi stiamo creando lavori spersonalizzanti che si possono fare occasionalmente in qualsiasi momento. Pure io posso andare ad Amazon in questo momento, così come lo sto combinando, e posso lavorare per un'ora e fare, insomma, quello che un altro sta facendo lì, insomma, da 10 anni. Tranquillo. Cioè, non c'è più quella personalità. Sì, insomma, c'è i ragazzi che vengono messi a fare stage, via, insomma, questa è proprio cronaca, che vengono messi a fare stage, insomma, alla commessa. Oppure, insomma, fai stage, insomma, di un anno a fare, insomma, la pizzeria. Ma, insomma, ragazzi, ci vuole una settimana. Non è, insomma, poi il resto, insomma, è abilità, ma, insomma, non è che ci vogliono, insomma, queste cose, perché siamo una formattazione.
però è appunto ci manca la sapienza, perché ci manca il tempo, perché viviamo senza sentimento ormai, perché viviamo solo su emozioni, perché vediamo senza vedere, cioè senza guardare, senza avere riguardo, sentiamo senza ascoltare. Pensate che questo è molto importante, cioè l'organo di senso non è l'ascolto, non è l'udito, per dire insomma in maniera banale. E poi sapete, c'è quella cosa che veramente ci sta mancando tanto, quel senso senza organi di senso. Non mi dite il sesto senso, però, perché non ci credo a queste storie. Noi ci diciamo cinque sensi, ma se ci fate attenzione, ma questo è un capitolo enorme, se ci fate attenzione sono tutti sulla testa, fate attenzione, sono tutti sulla testa, mi dovete spiegare perché cinque e non perché 10, 12 e non perché 20, perché solo quelli che stanno sulla testa e gli altri che partecipano, c'è lo stomaco, e chi insomma ha un figlio, e chi ha insomma una passione, e chi se ne sente pure nelle braccia, insomma, e come erano belli gli antichi che per ogni organo del proprio corpo assegnavano una virtù addirittura, e indicavano l'anima come l'anima insomma che stava nel cuore, l'anima che stava nello stomaco, l'anima che stava nella mente, insomma, e così via. C'è un organo di senso senza, cioè c'è un senso senza organi di senso e che dà senso a tutti gli altri sensi, ed è l'anima. È l'anima. È l'anima, che non è una cosa che è separata dal corpo. Diceva quel tipo, insomma, sull'immortalità dell'anima: non è immortale la mia anima, è immortale l'anima che è in me, non la mia anima, ma l'anima che è in me. Allora, quando dico, insomma, Terni ha un'anima, me lo dovete dire, Terni ha un'anima, è giusto? Mica è la mia anima, può dire chi è di Terni, insomma, no, è la mia anima. No, è Terni che ha è l'anima di Terni, ma noi stiamo perdendo questo, cioè stiamo perdendo la somiglianza, non ci somigliamo più, e quindi spolveriamo l'empatia, che è una scorciatoia ad una strada che abbiamo perduto. E allora bisogna recuperare l'anima, il tempo proprio, il tempo interiore, che è il ritmo anche della propria voce. Perdonate tutte queste cose. Ricordo una ragazza a scuola, era una docente che faceva appunto educazione della voce, e dissi, feci fare questo esercizio molto bello, ma voi ricordate la voce della persona che vi sta vicino? Ma ricordate la voce della persona che avete amato per la prima volta? Qual è la voce che ricordate di più? Ricordate la voce dei vostri familiari? Pensate che succede una cosa veramente curiosa, che quando si perde una persona non si ricorda la voce, deve passare del tempo. È un fenomeno straordinario, perché se la ricordi è tremendo. E allora non è che non la ricordi, il tuo corpo non lo ricorda. Però poi, passato del tempo, ecco che parla, e la senti parlare. Dissi, insomma, di voce si somiglia, perché la voce fa parte del corpo. E allora le figlie hanno la voce delle mamme, i figli hanno la voce del papà. E ci fu questa docente giovanissima che disse, la voce di mia madre è la mia voce. E dissi, sì, certo, perché ci si somiglia di voce, insomma, così. Sì, ma io la voce di mia madre non l'ho mai sentita, perché è morta quando sono nata. La voce di mia madre è la mia voce, l'anima è la voce, il nostro corpo è fatto di tante voci, l'anima nostra è fatta di un'assemblea di voci, assolutamente, cioè riunisce voci, e le voci sono il nostro tempo interiore, non si ricorda per le date, ma si ricorda per le persone che abbiamo incontrato, quello è il nostro tempo. E abbiamo perso la saggezza, sì, perché non siamo liberi di incontrare l'altro, lo vediamo come una minaccia, perché
è che la precarietà ci sta uccidendo, cioè non abbiamo più un'anima, non abbiamo più una comunità, non abbiamo più una società. Stiamo vivendo, insomma, anche a livello politico, l'evaporazione dello Stato a livello tale che giustamente, insomma, tutti i nostri governi e i parlamentari, le elezioni che facciamo, dopo 5 anni, cioè allo scadere del mandato, ci dicono che sono incostituzionali. O continuamente ci dicono che sono incostituzionali. Perché stiamo vivendo, insomma, appunto, un'amministrazione della cosa pubblica che non ha più nel proprio potere la propria legittimazione della sovranità popolare, cioè nella Costituzione. Ci manca questo. Ma attenzione, manca anche a noi la Costituzione. Vi ricordate un tempo, per chi se lo ricorda, che avere un lavoro significava costituire una famiglia, costituirsi un futuro? Era una parola che si usava. Adesso sentite, insomma, che si costituisce il futuro. Io poi il futuro ho capito in carcere che cos'è. L'ho capito bene. Quel giorno che il detenuto cominciò a parlare delle cose che avrebbe fatto. Io dissi, oh, accidenti, ma questo non esce. No, questo non esce. Questo ce n'ha molti anni ancora. E io allora capii che non era più semplicemente il futuro anteriore che avevo imparato a scuola e che non riuscivo a capire. Che il futuro anteriore, la parola stessa è complicata, eh? È complicata. Cioè a scuola si è chiamato a fare degli sforzi, insomma, incredibili. È stato un ragazzo, il futuro anteriore. Io ancora non ho capito com'è questa espressione, il futuro anteriore. Cioè quello che viene, cioè, sono delle parole, poi arriva l'altro e ti dice futuro remoto. Peggio ancora. Però poi a ragionare sul futuro ho capito una cosa, pensando, insomma, a quel detenuto. Che futuro è una parola veramente strana, perché è formata da un passato remoto, fu partecipato, futuro. Per cui il futuro è quello che racconteremo come passato del presente di adesso. Quello è il futuro. Se il presente non è raccontabile, non ha futuro. Il bambino che torna a casa da scuola, cosa hai fatto a scuola? Niente. Il papà che torna a casa, la mamma che torna a casa, com'è andato oggi? Non ne parliamo. Non c'è futuro, perché non facciamo cose che siano raccontabili. Quando andate a casa, insomma, che avete sentito? Non avete sentito uno che ha detto una serie di cose, ma non abbiamo capito come, insomma, cioè, ma non ne parliamo, insomma, facciamo altro. Il punto è esattamente questo. Non ci resta niente, non sedimentiamo, cioè, stiamo perdendo progressivamente, insomma, veramente l'anima, insomma, il senso interno di noi stessi. Per essere sapiente bisogna essere, bisogna sensualizzarsi. Per quello dico che l'educazione ai sentimenti si fa educando i sensi, perché per strada, se vedete le persone che camminano, che guardano, oppure io come guardo l'altro, come si guardano le ragazze? Come si guardano, insomma, i ragazzi, come ti guarda una donna, straordinario, perché le donne ti squadrano dalla testa ai piedi, come se vestiti che scappettino, insomma, cioè pensiamoci a questo, che noi non educhiamo i nostri sensi, non li educhiamo proprio, cioè lasciamo scorrere, insomma, così, noi che viviamo in un mondo di immagini, dove stiamo al computer e passiamo da un WhatsApp a un altro, da un'immagine a un'altra, noi che abbiamo perso la parola per il vedere, non vediamo niente. Buonasera, mi chiamo Gabriella e ho studiato psicoterapia e voglio fare una domanda sull'empatia. Sì, ma dove sei, Gabriella? Non ti vedo. Ecco, che stavi lì. Noi ci hanno detto che l'empatia è provare a sentire quello che sente l'altro, quindi entrare nell'altro senza identificarsi con l'altro, perché identificarsi con l'altro a parte del terapeuta significherebbe non poterlo aiutare. E lei invece mi sembra che ha un po' declassato questa empatia, a noi veniva proposta come una grande cosa, viene proposta, lei l'ha un po' declassata, ha detto l'ultima spiaggia praticamente dei sentimenti. Sì, sì. E ecco, vorrei che mi dicesse
raccolta, perché invece è la base della funzionalità della relazione terapeutica. Certo, però appunto facendo terapia negli studi che hai fatto, ci diamo tutti del tuo, ovviamente. Negli studi che hai fatto, insomma, è chiaro che questa espressione è diventata a un certo punto dominante. Io ricordo che la storia dell'empatia comincia dalla simpatia, comincia dalla simpatia, fino ad arrivare al Mitleiden, alla compassione. E dell'empatia era un'espressione che veniva usata nelle relazioni. Originariamente veniva usata per l'arte, l'IPS, insomma, di questi studi. Poi a un certo punto è venuta fuori la relazione con l'altro, ed è venuto fuori curiosamente proprio dalla fenomenologia. Dalla fenomenologia, che basava tutto su su quello che veniva accusata, la fenomenologia husserliana veniva accusata, perdonate questo scientismo, però giusto insomma per capirci, veniva accusata di solipsismo, cioè praticamente insomma è al centro l'io e l'altro non c'è. E allora veniva fuori questa logica dell'empatia, ed è stata straordinaria Edith Stein, decisamente, è stata straordinaria perché lei ha colto questo elemento, che è un elemento che ha dato dei rilievi importanti. Il suo studio resta per me ancora un punto di riferimento, devo dire. E lei parla dell'empatia come l'esperienza dell'altro in sé, cioè quindi non, giustamente come tu adesso stai ripetendo, non è l'immedesimazione. Cioè l'empatia, curiosamente, insomma, per chi fa terapia è un superamento anche del transfert. Allora qui però entriamo nello specifico e mi devo fermare. E allora si tratta di vedere dentro di sé, è come dire, insomma, è come un transfert interrotto, perdona l'espressione, non è corretta, però è un transfert interrotto, cioè io non arrivo all'altro, insomma, ma vivo l'altro dentro di me, ma vivo il mio essere altro, dove l'espressione assume una rilevanza tutta propria in quello che per me, lo vado insomma dicendo insomma da tempo, è in quel quasi. Cioè se io mantengo il quasi, io mantengo anche il riguardo. Cioè non mi è dato travalicare, passare nell'altro, immedesimarmi. Guarda che nella terapia, tu fai terapia, insomma, quindi puoi insegnarmelo, è proprio difficile stare su questa mattonella del quasi. È difficilissimo, perché si inclina facilmente. E devi trovare insomma un equilibrio straordinario, insomma, cioè devi conoscere te stesso insomma nell'altro, devi riguardarti per riguardarlo. È straordinario, è bellissimo. Però voglio dire, nella Vulgata l'empatia viene usata così, senza questa attrezzatura, che chiaramente uno che c'è esperienza e ne fa una professionalità, insomma, la conosce bene. Però viene usata, insomma, come dire, insomma, devi empatizzare. Guarda che ci sta, nel percorso storico, tu ricorderai che prima che si affermasse così vistosamente l'empatia, c'era il linguaggio informale del corpo, ricorderai. Per cui, insomma, dal corpo si evinceva quello che, insomma, eccetera. Qui poi, soprattutto per le emotion, insomma, tutte quelle figurine, insomma, eccetera. Per cui oramai noi ci comunichiamo così. Oramai, insomma, su WhatsApp, insomma, tu comunichi così, insomma, su Facebook comunichi così, metti la faccina. Ce ne sono pure qualcuno veramente allegre, insomma, cioè, intuitive, insomma, però questa intuitività ci ha fatto perdere la parola. Questo è importante, perché poi Edith Stein su questo ha delle pagine stupende, perché dice, insomma, non basta il linguaggio del corpo, non basta, insomma, il viso, o i movimenti, insomma, c'è la parola, e io aggiungo la voce. E allora se tu entri nella voce, tu entri nell'anima, e non c'è niente da fare, ma per entrare nell'anima devi entrare nella musicalità, e molte volte tu puoi empatizzare, perdona uso questa espressione, se riesci a risuonare dell'altro, cioè se riesci, insomma, a che la tua voce sia rispondente al suono che l'altro ti reclama.
è bellissimo, noi siamo persone musicali, adorabili gli amanti, l'ho detto sempre, gli amanti parlano senza distinenze, dicono solo scemità, non fanno discorsi, gli amici fanno discorsi, oppure quando due persone che si amano arriva uno e dice dobbiamo parlare, è finito, dobbiamo parlare, ciao, dice no, meglio non ne parliamo più, è finito. Però gli amanti sono divertenti, perché quando ne si parlano, risuonano, cioè parlano come animali, e difatti si danno nomi animali, per cui diventi tigrotto, coniglietto, insomma topolino, topolone, insomma tutte queste cose qua. È significativo, è molto interessante questo aspetto che viene poco, diciamo così, curato. Però ripeto, insomma, il suono della voce, quanto è bello insomma questo, eh? Comunque grazie. Sì, altre domande? Non so se ho capito bene il microfono. Quando mi chiamo Sandra, non so se ho capito bene, quando noi iniziamo un dialogo con altre persone, mentre noi parliamo, allo stesso momento dobbiamo diventare ascoltatori di noi stessi? Così si stabilisce il dialogo vero? Si parla ascoltando. Chi parla senza ascoltare quello che sta dicendo non sta parlando. E chi ascoltando, guardate l'inverso, chi ascoltando non si parla di quello che l'altro dice, non sta ascoltando niente. Chi mi ha ascoltato veramente è quello che se n'è andato per tutti gli altri pensieri di quelli che stavo dicendo. Parlandosi, magari vivendo delle scene, insomma, dicendosi delle cose, trovandosi insomma davanti al figlio senza poterci tenere una parola, insomma, a scuola, insomma, facendo i compiti di astratto e concreto, insomma, non lo so. È questo. Allora bisogna parlare ascoltando e bisogna ascoltare parlandosi. Guardate, è un incrocio. L'ascolto non è senza la voce e viceversa. E allora fare questo esercizio significa mettersi in dialogo. Un'altra condizione fondamentale del dialogo, primo, è non sapere già dove devi arrivare, perché se sai già dove devi arrivare non è un dialogo. Tu devi andare insieme all'altro a trovare quello che in questo momento non sai, ma che desideri sapere. C'è bisogno di un desiderio del dialogo, non si dialoga con tutti. Tu dialoghi solo con le persone che senti amiche. Non solo, ma non è che non devi semplicemente sapere il risultato di quello di cui vai dialogando, ma non devi neanche sapere dell'altro pregiudizialmente. Io quando sto in carcere, quando incontro il detenuto, io incontro l'altro, non incontro il detenuto. E se qualcuno mi dice quello ha fatto questo, questo e quest'altro, io veramente lo metterei in punizione, perdonate, una cosa così, non me lo devi dire, perché io lo devo incontrare in quell'attimo in cui io sono uno, lui è l'altro, lui è uno e io sono l'altro. È bellissimo, c'è stata quella cosa di Platone, il Parmenide, che è una cosa che è il dialogo più bello, insomma, che si può immaginare, perché l'uno è l'altro, non c'è niente da fare, ma dove l'uno è l'altro? Che cosa è l'uno e l'altro? Che cosa è e non è? Diceva quello lì, diceva è l'attimo. Questo momento qua, in questo momento siamo l'uno, l'altro e l'altro l'uno. Ma diceva pure un'altra cosa, che l'uno non c'è senza l'altro e l'altro non c'è senza l'uno. Per cui insomma si sa questa interdipendenza, se l'uno non c'è, non c'è l'altro, e se l'uno c'è, c'è l'altro. Noi non possiamo esistere senza l'altro. Però l'altro è possibile questo dialogo, sai quando? Quando io mi trovo lì e quella persona non è più il detenuto, ma è l'altro, e siamo l'uno all'altro come siamo in quel momento. Che cosa voglio dire con questo? Che sta a noi rendere quel momento eccezionale.
Perché se quel momento è il momento in cui io incontro il detenuto che ha messo la macchina sotto casa, insomma, di Borsellino, non ci posso parlare. E non può diventare eccezionale, non può diventare trasformativo quel momento, non sarà eccezionale. Sarà un momento, insomma, brutto, insomma, eccetera. Perché gli amanti si dicono l'eternità? Ma si dicono l'eccezionalità dei momenti che vivono, ed è sempre lo stesso. Guardate, chi si ama veramente vive un solo attimo, che è eterno, è sempre lo stesso. Tant'è che si dice, insomma, mi amo, e mi amo, e mi amo, e mi amo. Cioè, si ripete sempre la stessa cosa. Voglio dirvi questo, che è importantissimo per me. Sapete, Cartesio, lo conoscete tutti, cogito ergo sum, lo conoscete tutti. Penso, quindi, sono. Fate attenzione, penso, quindi, sono. Salvatore, dopo sempre il corso di filosofia, questo ho capito, non è io penso quindi sono, sono pensato quindi esisto, è la distruzione del cartesianesimo, sono pensato quindi esisto, mi hai pensato e mi pensi, perché se tu non mi pensi io non esisto. Se non sono pensato da te, io non esisto. Posso pure pensarmi che sono, ma che sono senza di te, che non mi pensi? Guai se ti pensa uno che tu non ami, perché dici, come hai fatto a pensarmi? Insomma, se non ti sogna la persona che ti ama, è bella e felice, ma se ti sogna uno, insomma, che tu odi, diciamo, l'ho sognato, questo non l'ho sognato, oh, come sei permesso? Dimmi, che cosa è successo? Insomma, che cosa hai fatto di me? Invece, insomma, se è la persona che ami, mi hai fatto vivere, mi hai fatto esistere anche dove non c'ero, insomma, cioè. E queste sono cose importanti, per cui mi hai pensato, quindi esisto. Per cui l'invito che faccio sempre, insomma, in coda è bisogna dimenticare chi ti dimentica per non dimenticare se stessi. Se ti dimentica, dimentica, se no ti dimentichi di te. E invece, insomma, tu ti ricordi di te quando un altro non ti dimentica. Volevo fare una domanda brevissima. Sì. È stato davvero bello, ecco, bello perché? Perché, come dicevi tu, io spesso mi hai fatto inseguire dietro l'eco delle tue parole in me esperienze di vita e quindi ho capito meglio che significa dialogo, che non è un parlarsi esteriormente, il dialogo avviene sempre in una dimensione interiore, perché le tue parole entrano in me e io dialogo dentro di me con le tue parole. Allora ecco la domanda, no? Prendere appunti. Io nella mia vita ho sperimentato che mi veniva spontaneo a un certo punto durante il liceo prendere appunti quando ascoltavo qualcosa che mi prendeva davvero, un bisogno irrefrenabile, però quello che scrivevo era sì la frase che aveva dato inizio a quel mio pensamento, ma poi le mie emozioni, i miei sentimenti. Oggi constato invece nei giovani, negli ultimi anni di scuola, che c'è una assoluta impossibilità di prendere appunti, almeno nella mia esperienza. Non sono mai riuscita a convincere gli studenti che era importante prendere alcuni appunti, e non per fini nozionistici, perché così mi fanno memoria quelli e il giorno dopo poi a scuola lo so ripetere, ma proprio per dialogare con quelle materie, no, che si studiavano nell'ambito della lezione. Ecco, questa difficoltà nel prendere gli appunti è significativa in questo senso? È indicativa forse di una nostra incapacità oggi, soprattutto oggi, di fare eco con il tempo a ciò che ascoltiamo, oppure era un retaggio vecchio, no, che ormai bisogna abbandonare? Non so se mi sono spiegata. Non ti sei spiegata? Cioè ti sei spiegata? Devo scrivere alcune frasi tue e lì inchiodarle perché sono la revisione della mia vita. È fatto un'attenzione importantissima, perché oggi i ragazzi non prendono appunti, fanno video,
Cioè, non gli interessa quello che dice l'insegnante, gli interessa riprendere l'insegnante. Cioè, non gli interessa quello che dice, gli interessa il gesto, la mossa, insomma, eccetera. Gli interessa, insomma, proprio, che è proprio la, come dire, la desacralizzazione della relazione insegnante, perché questo è veramente. Cioè, i ragazzi che fanno quello scempio, vi ricordavo prima, quelli che hanno tirato via il bastone, insomma, al pensionato, quelli hanno fatto il video. Pensate, insomma, ai video e a questo ricorrente momento, insomma, che si riprende l'intimità di una ragazza, di un ragazzo, perché poi sono sempre i ragazzi che strappano l'intimità, ma è un discorso troppo complicato per la verità, e però c'è un video per tutto, cioè ripigliamo per tutto, pure qua adesso sono ripreso, accidenti, cioè ripigliamo tutto. Un tempo, insomma, l'escamotage era, sapete, insomma, c'era l'università, insomma, soprattutto, si fotocopiava il libro invece di studiarlo, cioè, ma adesso siamo andati ancora più avanti, insomma, si fotografa. Cioè, basta quello, l'appunto è il click, l'appunto è la fotografia, dove non interessa la parola, quello che è stato detto, ma interessa, insomma, il misurare, insomma, cioè l'icona che viene fuori da quella insegnante, da quell'insegnante, da quella cosa. Noi siamo praticamente sottoposti a videoappunti, questa, insomma, è la situazione. Dove però non ascoltiamo niente, cioè tu dici, insomma, nel momento in cui tu pigliavi appunti, tu scrivevi quello che pensavo che l'altro aveva detto, però lo scrivevi tu e lo cambiavi, perché, insomma, o t'acchiappavi, insomma, la parola, insomma, eccetera. Adesso registriamo, ma quando registriamo mica li ascoltiamo. Adesso, insomma, ci stanno pure i cretini, insomma, che fanno la pubblicità, insomma, delle lingue, sapete, ti mettono una cosa, insomma, intorno alla fronte, ci dormi e dopo una notte, insomma, parli l'inglese, insomma, come madrelingua. Scusate, ma chi volete sfruttare, insomma, cioè, ma veramente fate. Per cui, insomma, basta che ti faccio un click, insomma, lo so, basta che faccio una fotografia, insomma, lo so. Siamo a questo, cioè siamo in un dominio dell'immagine talmente forte che non vediamo più niente e non ascoltiamo. Quello che stiamo atrofizzando poi è il nostro corpo, lo stiamo atrofizzando, lo stiamo mercificando indubbiamente, perché l'unica cosa che resta del nostro corpo, ma davvero lo dico, insomma, così, ma sarebbe da parlarne, insomma, è la nostra intimità, è la nostra nudità, c'è rimasto soltanto quello, eppure quello, insomma, è attentata. Quando compare su WhatsApp, quando una ragazza si uccide perché, insomma, un cretino, insomma, ha diffuso, insomma, il video. Però quella ragazza ci stava pure là, cioè sapeva pure il rischio. E allora, insomma, tutte queste cose sottili che fanno parte di un linguaggio senza parola di cui noi dobbiamo fare capaci. Perché noi non è che dobbiamo rimembrare il tempo che fu e dire, insomma, com'è possibile che non... No, noi ci dobbiamo attrezzare ed essere presenti in questo stato di cose. Noi dobbiamo dare futuro, cioè dobbiamo raccontare questo presente. Il problema è che questo presente non si racconta, si fotografa. Vi voglio dire questa cosa qua, però fate attenzione su questo. Ho fatto una manifestazione su lettere di emigranti. È stata una manifestazione molto bella. Ci siamo ritrovati a raccogliere tutte le lettere dei migranti. Fate attenzione, tutte le lettere dei migranti. La sera prima ci siamo ritrovati intorno a un tavolo, che chi aveva pigliato, insomma, lettere da una parte, sapete, insomma, in rete si pigliano, insomma, eccetera. Però intorno a quel tavolo, la sera prima, ci siamo resi conto che si leggevano lettere di propri migranti, cioè italiani, insomma, in Argentina, insomma, negli Stati Uniti, insomma, eccetera. Abbiamo cercato le lettere dei migranti di adesso, non ci sono. Non ci sono lettere. Abbiamo letto una lettera in cui uno diceva, insomma, che bello, sto aspettando, insomma, che mi mandate la fotografia, così vi vedo, insomma, sulla carta. Era proprio così l'espressione, vi vedo sulla carta. Ma noi ci facciamo una videochiamata. Cioè, non ci sono testimonianze. Le uniche testimonianze, le trovate in rete, andatele a vedere, le ha pubblicate Repubblica, sono dei pezzettini di carta di un siriano e di un egiziano, bellissime. Cioè, proprio delle frasi d'amore. Ma proprio delle frasi d'amore, cioè, piccolissime, insomma, brevi.
perché non ci sono più lettere, noi non ci scriviamo più. Cioè, come abbiamo abbandonato la carta costituzionale, perché l'abbiamo abbandonata completamente, hanno tentato pure di metterci la firma, cioè senza dire aboliamola, però evidentemente noi vogliamo ancora essere di carta. Noi teniamo l'articolo 27 della Costituzione che dice che le pene devono essere educative, ma sulla carta. Andate nella realtà, è tutta un'altra storia. Cioè, noi abbiamo perso la carta. E quindi anche la carta geografica, insomma, il nostro orientamento, fatemi giocare, insomma, su questa metafora. Però di noi non resterà niente. Cioè, dei migranti che hanno fatto la storia di questo paese, in Argentina, negli Stati Uniti, ci saranno dei video? Non lo so. E il video, insomma, che fa? Che produce? Abbiamo delle clip, videoclip, e basta. Finisce là. Anche i nostri figli, che sono tutti emigrati, insomma, chiaramente, perché no, qua giochiamo, insomma, veramente, insomma, su delle cose ridicole che non ci diciamo. Cioè, io mio figlio lo sento su WhatsApp, tra settine. Mica, insomma, ci scriviamo una lettera in cui ci diciamo, insomma, delle cose. Anche quelle cose banali, insomma, ma non ci sta, non resterà niente. Lui poi, insomma, che è anche un creativo, dice, insomma, sai, insomma, cioè, gli antichi gli hanno lasciato il tempio, gli hanno lasciato questo. Noi al futuro lasceremo i supermercati. Sì, tipo, li sente, per esempio. Grazie, professore.